Guardate che carina, guardate che carina, guardate che carina, sto libero qua nel, mi devi accedere da Elia, vai, è buona bro. Guarda qua. Perché i vicchini? Ti devi mangiare tutti, capito? Mi chiedi un gang.
Allora ciao amore mio, ti lascio un'altra volta alla tua terra. Sembra sempre la stessa intro, però magari oggi con una voce un po' più graffiante. Allora ragazzi, oggi faremo la mammonia, andremo a visitare la mammonia, poi ci sarà, andremo a visitare una bellissima piazza che sarebbe molto importante, dove si trova una bellissima moschea dove hanno fatto praticamente l'attentato qui a Marrakesh, e andiamo a vedere Cobra. Sarà una bella avventura anche oggi, però io questa puntata la volevo iniziare qui dall'hotel, perché prima di tutto per farvi vedere dei quadri molto belli. Per me la pittura marocchina è veramente bellissima, oltre che moderna, ma anche bella proprio da vedere. E poi perché l'hotel è talmente grande che ogni volta mi nasconde sempre un qualcosa che magari non ho visto, e la cosa mi dispiace un po' tanto. Quindi a più tardi su Telegarage e Mare Viaggi iniziamo questo viaggio partendo proprio qui dall'hotel e Sahadi. Ciao. Noi già abbiamo fatto la petite dejeuner, a più tardi. Iniziamo quindi subito dai corridoi, poi logicamente qua sotto c'è la spa, però ho chiesto di entrare con le telecamere e praticamente hanno rifiutato, vabbè, è una cosa normale. Allora iniziamo subito, che ci stanno dei bellissimi quadri che io non mi aspettavo proprio, devo dire la verità, ma quadri bellissimi, veramente molto molto belli. Adesso scendiamo anche giù al ristorante in modo che li vediamo, e poi qui ci sta anche un'esposizione, guardate qua quanto è bello. La pittura marocchina è veramente molto 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 bella. Faccio vedere così, logicamente approssimativamente. Guardate qua, non aspettate, non vi faccio vedere tutti gli altri quadri. Guardate che bella. Bello, ragazzi, nota lo straordinario. Questi sono i lati che io non ho praticamente ancora ripreso. Guardate che bellissimo, che hotel straordinario. Bello, questo pure mi piace tantissimo. Guardate che bel quadro. Diciamo che qua è anche un'esposizione più che altro, di ammirare questi bellissimi quadri. Buongiorno. È possibile registrare? Bello, guardate quest'altro. Guardate che bello. Bello. E tutti questo qua è 1999 l'ho fatto. Adesso faccio vedere qualche altro quadrettino. E quindi ci sta questa bellissima esposizione dove immagino i quadri li potete anche comprare. Adesso ci facciamo il tour, considerato il fatto che
possiamo registrare. Guarda qua che bello. Praticamente vi faccio un quadro generalizzato. Ci sono tante belle terrazze, ma questa, guarda qua che bello. Guardate questo. No, la pittura marocchina mi ha sconvolto e i quadri che ci sono praticamente giù al ristorante che mo andremo, perché poi non è che ci sta solo un ristorante, ci stanno diversi tipi di ristoranti. Guardate qua che bello. Questo per esempio è stato fatto nel 2008. Olio sottile, guardate che belle. Fate una cosa di questo a casa, no? Veramente molto. Guardate quell'altro blu che bello. Poi sono molto significativi, quando li guardate riuscite praticamente a capire il loro messaggio. Guardate qua, molto bello. Guardate questo, una specie di Picasso, no? un po' astratto. Questo se lo fatto nel 2008. Bello. E quindi continuiamo, ed è proprio tutto l'hotel. Ah, questo è Marilyn, là. Ed è proprio tutto l'hotel, che guardate questo quanto è bello. No, la pittura marocchina mi ha praticamente sconvolto, devo dire la verità. Guardate questo, tipo proprio come Van Gogh, Picasso, puntellate, guardate. Molto bello. Quello, il problema è che noi occidentali forse ci crediamo di essere il popolo migliore che esiste al mondo, mentre poi in realtà non è così. Guardate questo, che enormità, che bel quadro. Cioè, arredate proprio un'intera casa, una cosa del genere. Molto bello. Allora, adesso vi faccio vedere qualche quadro che mi ha sconvolto. Ecco, il quadro che mi ha sconvolto proprio giù qui sarebbe il ristorante. Voilà, pure questi, no? Quando poi volevo vedere, prima di andare giù al ristorante, volevo vedere qua a piano di sopra. L'altra volta mi sono sbagliato ed ho visto qua tutto verde, volevo vedere che cos'era. Che ho stanze, sono le stanze, altre stanze, quindi sono gli altri corridoi. Quello di sotto è rosso, questo è verde, forse avranno un significato diverso, hanno forse le suite. E poi ci sta qui, andate là con dettaglio. Sta qui poi il ristorante, praticamente è fatto a terrazza. Bene. Guardate questo quanto è bello, guarda.
questi sono i guanti che praticamente... Allora, questa qua vorrà pretendere la spa, però non si può registrare. No. Guarda che bello. Mi piace tantissimo. Ma qua rappresenterebbe la spa, però troppo non... Quando si dice che non ti può registrare, non registrare, ragazzi, che altrimenti son cazzi. Bello questo, eh? Guarda che delizia. E anche qui, come al solito, fanno il buffet. Vedete che bello, tutta questa roba preparata per tutti i clienti. Guardate che delizia. Veramente molto... Poi ci stanno gli altri banconi dall'altro lato. Volevo far vedere qualche quadro qui che mi ha sconvolto. Ed è questo qui. E da questo quadro ho praticamente amato la pittura marocchina. E la verità, guardate che bello. Non so se è riuscito a vedere i particolari. Bello, veramente molto. Guarda questo, giuramente non me ne metto a leggere, guarda come sto registrando, perché io ormai mi conoscono che sono pazzo, quindi non è un problema, però guarda questo quanto è carino, eh? Guarda, ormai tutti conoscete perché ne avete di video. E volevo prendere questa stradina qui perché non so dove arriva. Una curiosità. Devo vedere un po' dove arrivava. Che schifo. Belle queste villette a bordo piscina. Ah, qua ci stanno, ci stanno pure i campi da tennis. Quello là è il nostro hotel. Sono pure i campi da tennis. Bello, ragazzi, non è straordinario, vi giuro. Poi faccio vedere pure le Khazar. Sono bellissime. Rosa. Bella, molto bella. Adesso vi faccio vedere le Khazar, che sono delle ville proprio prettamente arabe, non come le ville che noi abbiamo visto, quindi sono un po' più mediterranee, un po' più sono differenti totalmente. Quindi adesso faccio delle Khazar che hanno un bellissimo una bellissima presentazione di cactus. Voilà. Tavoli da ping pong eccetera. Qua abbiamo incontrato la bellissima tartaruga che ci ha riempito di gioia una mezza giornata. Le tartarughe qua sono libere di fare tutto quello che vogliono. Allora, e quindi noi stiamo andando a vedere le Khazar. Ho detto, è un hotel talmente grande
che voi non riuscirete, qua siamo sempre a bordo della piscina, però è talmente grande che voi cioè, ogni giorno scoprite un angolo completamente differente. Qua dietro alle rocce ho fatto il video di Piero Pelù. Guardate che bello, tutto questo giardino curatissimo, complimenti a questi giardinieri. Ed ecco qua, queste qua sono le casar, sono per 12 persone e sono prettamente arabe. Guardate le finestre, così a me non piacciono come stile. Però guardate che bel ingresso, fighi d'India, molto molto bello. Guarda che bella arancia, va cango, guarda l'aloe vera. Andate qua, tipo come il giardino, non so se avete visto la puntata di Majorelle. Andate, ville prettamente arabe. Veramente molto 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 bello. Guardate qua, guardate qua che belle arance, rose da tutte le parti, incredibile ragazzi, veramente molto bello. Certo, per chi ama la botanica, vi garantisco che è uno spettacolo. Ah, ma questo è proprio tutto un cactus, o no? Per chi ama la botanica, venire qua è una goduria. Andate là, guardate che belle piante, ma guardate che rose, come escono le rose qui, cioè di una bellezza disumana. Guardate qua che rosa, guardate quella pianta quanto è enorme di cactus, veramente molto bello. Guardate qui, ma si sente un odore che voi non potete proprio immaginare, veramente non lo potete immaginare. Allora adesso quindi andiamo dall'altro hotel perché dobbiamo cambiare. Guardate quante rose, non vi potete immaginare l'odore, la sensazione, gli uccellini che cantano, qualcosa di inimmaginabile. Perciò vi ho detto, ogni angolo lo trovate poi completamente differente. Guardate, mamma mia, peccato che non posso registrare l'odore, non vi so spiegare, non vi so spiegare. Guardate qua, rendete conto. Allora, queste qua sono una qualità di arance che servono per fare praticamente le marmellate d'arancia. Quindi mangiarle così non sono gradevoli, per fare la marmellata d'arancia va benissimo. Voilà. E quindi continuiamo il nostro cammino. Adesso vi faccio vedere dall'altro lato dell'hotel, faccio vedere praticamente. Allora, questo qua logicamente quello che voi state vedendo è l'hotel, la parte chic in cui le persone che sono residenti in questa parte di hotel possono accedere ai servizi della famosissima e bellissima
piscina e poi tanti altri servizi, a differenza dell'altro che è un po' più, diciamo, popolare, se vogliamo dire qualcosa del genere. Allora, più tardi. Poi ci sono tanti, qua è chiuso, ok. Vabbè, ci sono tanti ristoranti e bar come questo che logicamente attualmente è chiuso. Allora, fa vedere un po' tutto nel complesso. Là, vabbè, là già abbiamo già pure inquadrato. Là siamo stati adesso a vedere la galleria. Allora, quella là rappresenterebbe l'ingresso principale, qui non so che cosa ci sia, è la prima volta che ci vado. Questa poi rappresenterebbe la parte iniziale che vi ho fatto vedere di sera. Guardate che classe. Ho fatto vedere di sera, logicamente. Allora, quindi adesso andiamo all'altro hotel e vi faccio vedere i bellissimi negozi che ci sono per acquistare poi eventuali souvenir. Però noi andremo prettamente per cambiare un po' di soldi, considerato che oggi andremo in... questo qua poi rappresenterebbe il casinò. Allora, questa è l'immagine vista dell'hotel, che voi vedrete anche su internet comunque. Allora, poi bellissime queste fontane, e quello là rappresenterebbe proprio l'ingresso, proprio con tutta la sicurezza, perché qua c'è molta sicurezza. Quindi fa un caldo, ragazzi, sono appena le 9 di mattina. Allora, quindi ci spostiamo, andiamo a vedere i vari negozi che non vi ho fatto vedere all'inizio. Vedete, sono proprio completamente separate le situation, però comunque lo stesso è un bellissimo giardino. Guardate che cura, vuole molta cura qua, ragazzi. Ah, questa qua quindi rappresenterebbe la piscina, l'altra che avete già visto nei primi video, dove qua c'è logicamente il buffet. In cui potete fare acquisti vostri, cartoline, souvenir abbronzanti. Buongiorno. Vestiti, tutte queste cosettine qua molto simpatiche. Possiamo acquistare tantissimi prodotti. Guardate questo qua, buffata di prodotto. Ma no, ma fare un bosco cavo di mondo. È enorme. Mamma mia. Ah, e quindi li fai sto giro. Guardate qua, è enorme, è enorme. Veramente molto 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 bello, mamma mia, guarda sto pino argentato, che bello. Ma là, questo che credo che siano altre gazzar, come si dice. Incredibile. Voilà, meglio poi ritornare. Adesso andiamo, voilà. E quindi adesso praticamente andiamo a cambiare the money per iniziare poi questa straordinaria avventura. A più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Allora, ragazzi, ho cambiato
Adesso è venuto. Sì, è là. È là dove si va? Non lo faceva così, ma sta giusto. Ah, ragazzi, ho cambiato in denari dirham, scusatemi. I denari sono quelli là tunisini, sempre in conto è la stessa cosa. Allora, ho cambiato per la modica. Allora, 150 euro sono qui all'hotel cambiati 1627 dirham. È una cifra, devi stare attenti, una bella quantità. 1627 dirham, presumo che all'aeroporto, non so, credo che all'aeroporto forse siano, potrebbe essere un 100 dirham in più, cioè questo è tutto il casino, quindi potete evitare tutta questa tragedia all'aeroporto, la fila. Non è che cambia chissà di che cosa. Allora, quindi sono 1150 euro, 1327 dirham. Quindi potete fare diverse cose, potete stare minimo 3-4 giorni. Io ho cambiato in fin dei conti fino adesso, perché noi spendiamo, diamo un sacco di mangio, 300 euro. Ok, a più tardi iniziamo con andare a visitare il Mammonia, dopodiché visiteremo praticamente la piazzetta. A più tardi.